Buonasera, Aldo Serena, eccoci di nuovo ragazzi sul canale d'Animaggio. Siamo al gameplay numero 4 di God of War Ragnarok Valhalla e continuiamo da dove avevamo lasciato con Kratos che ha ucciso il prescelto del Valhalla qui. L'avevamo ucciso. Dobbiamo tornare alla porta e il nostro obiettivo dovrebbe essere qua, quindi ora dovrebbe continuare la trama. Eravamo morti due volte, ma la terza siamo riusciti ad andare avanti. Vediamo dove diavolo finiamo. Oh Madonna. Maurizio Drechi. Vangulo. Drechi. Il danno. Non hai uno scudo? Sì, ce l'ho. Ce l'ho, ma stiamo calmi. Bello. Pezzo di merda. A cagare. So che Mimir si sente molto in colpa per i danni causati dall'introduzione dei drechi a Svartalfheim. Ha lasciato un tale segno su di me che pare mi sia portato il senso di colpa nel Valhalla. Senza di te lottare è più difficile, ma ciò che mi manca di più è il nostro modo di finire insieme le bestie. Tanto c'è Rebecca qua che sta vedendo i cartoni vicino a me. Se sentite rumori strani. Bene, andiamo avanti un po' a caso qua. Scherzo. Vediamo che cosa ci aspetta veramente proprio. Oh, ho capito. Devono tenere i regni primordiali sullo scaffale più alto. Montario di Nilfheim. Ok. Non rifiuterei mai qualche aiuto temporaneo. Lassa Mac perdi, come dicono qua in Piemonte. Lascia solo stare, vuol dire. E chi è fumeri? E questo ragazzo stagionato. Tanti auguri ragazzi. Questo ragazzo un po' stagionato, ma sempre col cuore giovane. Speciale. Svartalfheim da Aldo Serena. Chi è? Ancora. Ma fammi ridere. Di qua sono un attimo perso. Credo sia di qua, ma no, sono tornato indietro. Perfetto. Allora adesso da qua andiamo di là. Di qua, di qua, Ah, ora siamo vicini a quelle statue. Giudici, giusto? Forse i piani superiori del Valhalla corrispondono alle profondità della tua memoria. è chiuso. Rebecca, vai a cambiare pannolino con la mamma, che puzzi come Kevin Costner dopo che ha ballato coi lupi, per favore.
Vai. Ehi là, ancora io. Se devo trasportarti, renditi utile. Dimmi giù che ti battaglia. Come vuoi, stronzo. Siamo calmi, eh. Cerchi sempre vantaggi. Pensi che sia un gioco? Assolutamente sì. Mi raccogliere un po' tutto, di nuovo sono tornati i vasi egizi. Adesso non possiamo aprirlo. Questo men che meno. Ti hanno chiuso fuori? Beh, faremmo meglio a fare un giro nel vecchio quartiere. Vediamo chi ha intenzione di venirti a salutare. Ma intanto stiamo calmi. Indicatore sfida a tempo. Le difficoltà del nemico aumenterà per ogni livello di del timer che scade. Il timer si quando si farà ritorno alle sabbie scendenti. Sembra facile, se la facilità è ciò che mi interessa ora. Ieri non morto, nervalato, un po' ridondato, comunque. Guerrieri congelati. Ciale. Ti sei intascato il premio. Diavolo. Ah, dobbiamo andare di arena in arena, in Lello Arena. Media, sfide più difficili, più bottino, eccetera. Lasciami perdere, mi sento uno straccio. Ma tu sei sempre stato uno straccio. Sfida che ti manda il palla. Dietro, occhio. A sinistra, macellai. A sinistra, assassino. Ok. Forziere niente in presenza da aprire. Benedizione dello spirito. Più tempo ci metti, più diventa difficile. Sono calmi, Quello pallido fluttua. Perché fluttuano? Oh. Arrivo a sinistra! E para però, Kratos! Yeah.
A voi morì! Hola! Cavolo! Ma... dovrebbe bastare. Dovremmo poter proseguire. Molto bene. Aveva detto che ce n'erano altri. Ma gli prescelti del Valhalla in te. Abbraccione? Vabbè, possiamo andare avanti per favore? Becca di sto Dravezio per favore. Aspettate, perché mi ha aperto qua, ma qua non mi fa continuare. Quindi penso che dobbiamo tornare indietro, credo. Da piccolo. È arrivato Lorenzolino. Hai dimenticato che il tempo è un fattore importante. Siamo calmi, eh? Capisco la strada. Forse di qua? Di qua non torniamo all'inizio. La barra sta diventando persino viola. Non sapere qua. Come faccio a sapere il tragitto giusto? Ah, è qua. Forse qua. Non ho capito se è una roba in più che sto facendo o se... Fanculo. Elios, fate più. Di 3, quindi ne ho ucciso più di uno, cioè uno in più di quello che serve. Qualcosa di grosso e cassoso. Mi servivano ruffiani con armi primitive? Pietro, idiota! Siamo calmi. Siamo veramente calmi, eh.
ancora! Fuoco a destra, idiota! Atos! Bella, il naso Lorenzo li devi asciugare. C'è la carta igienica qua se vuoi. Non se sono forte. Oh. Sei cieco dietro di te. Ora cosa sta dietro di me? Sei dietro, non si vede. Minchia. No, ho schiacciato X. Perché non si è tolto? No, in realtà ho schiacciato cerchio. Vabbè, torniamo alla spiaggia. Io spero che... Ciao piccolino. Spero che questa parte sia finita, perché si possa andare oltre questa parte. Meglio commerciare con il Valhalla prima. Ciao, di piccola. Entrare. Magari lo renderai un po' più ospitale. Sempre la solita frase di Mimir ogni volta che si muore. L'adattabilità ci permette di affrontare le incertezze. Io vorrei finire sto DLC, per favore. Ma non rompete le palle, madonna. Di qua? No, perché di qua. Molto bene. Possiamo tornare nel Valhalla, vediamo cosa succede. Tanto comunque ne avevo ucciso. Tra l'altro sotto la forza bruta è andata leggermente avanti. Ah, domini regni inferiori, sembra la solita cosa. Quindi non stiamo andando, siamo andati avanti di pochissimo probabilmente. Ma poi finirà. Ma basta! Ma la speciale. Questa parte è più tosta del gioco rispetto ovviamente a prima. A sinistra! Ok. Quindi hai detto a Sigrun di non poterle dare ciò di cui ha bisogno. Sei stato un codardo. Sì, ovvio. Ma la prospettiva era questa. Sai fin dall'inizio che non sei abbastanza per qualcuno e assisterei alla sua lenta presa di coscienza di quanto ciò sia vero. Lo ammetto. Mi sono venuti i brividi. Presumi di sapere come si sentirà in futuro. Perché screditare i suoi desideri e i tuoi nel presente? Non posso far finta di essere ingenuo. Ha idealizzato l'idea di noi. E l'ho sicuramente fatto anch'io, ma si potrà mai costruire un futuro su questo? Cioè, fratello, guardami. Sul serio. Se qualcuno ti insultasse come tu ti insulti da solo, mi verrebbe da colpirlo a morte con un'ascia. Molto bene.
Dove siamo adesso? Dietro, occhio! Ma basta! A sinistra! Ah, dobbiamo usare l'altra arma, forse. Fratello, questo bastardo sta per esplodere! Ciao, cazzo! Ah, resistenti al ghiaccio questi, eh? Dobbiamo usare le lame del Maurizio Chaos. Cazzo. Si è buggato qua. Questi sono resistenti invece al fuoco. Quindi devo riusare il ghiaccio. Abbiamo finito questa pagliacciata. Ora. Finirà prima o poi sta roba. Si strofina gli occhietti Lorenzo. Allora, torniamo a Sigrun e alla tua bassa opinione di te stesso. Senti, fratello, non mi scuserò per desiderare che abbia qualcuno che possa essere tutto per lei. Merita il meglio. Perché non dovrebbe meritare l'uomo più sapiente del mondo? A volte penso che tu sia cambiato un po' troppo. Ho esagerato. No, Kratos, apprezzo la tua opinione. E poi, se io avessi ragione, perché sarei così arrabbiato con me stesso? Molto bene. Non si arriva più alla fine. Siamo andati leggermente avanti in trama per poi... Ancora! Ma l'avevamo già affrontato! Ma basta! Speciale. Bifrosto ovunque! A sinistra! Va la speciale. Per quanto io lo stia facendo veloce, il DLC è comunque lungo, cioè... Stia cercando di andare velocemente, insomma, sono morto abbastanza volte. Però... Vorrei togliermelo in fretta, ma... Non è proprio facile, come dicono da queste parti. Gioco bastardo. Bello, sempre bello giocare a God of War Ragnarok, però sono già abbastanza stufo. Ho sbagliato, non devo prendere. Uccisione di bestie. È ancora vivo! Ah, morì ammazzato! Speciale! Cioè, vedete come io sto cercando di fare le porte velocemente, ma...
arrivo forse sempre nello stesso punto e poi muoio. Ah, ok, siamo tornati a un prescelto del Valhalla da uccidere, quindi poi si dovrebbe proseguire nella storia. Chi è l'avversario? Chi è Frank? In arrivo da sopra! Ok. Ecco quello che il Valhalla ha marchiato per te. Veleno dall'alto! Cazzo! Solo uno. Lui il mostro del no. Vai, vai, vai. In arrivo da sopra. Chi? No. Sì, te. Vai ora. Io non voglio rifarlo. Il pesce. Il pesce. Dai. Voilà. Ok. È rimasto uno stronzone lì su. Ok. Hai visto Valhalla? Molto bene, tocca le sabbie ascendenti. Ora dovremo andare avanti con la trama, si spera. Mi fermo a leggere tutto, ragazzi, se no veramente sto DLC non lo finiamo più. Anche perché un po' lo porto in live, un po' registrato, quindi. La strada sarà libera ora, quando vuoi. Speciale. Dove andiamo, mo? Oh, madonna. Calmino, eh? Frank. Pensi te. Io ti farò che cosa? No, ho schiacciato L1, è veramente, è proprio... Cercando di non rischiare tanto perché... Ma bre, basta. Ecco, ora abbiamo la possibilità di dargli un po' più forte. Allora, ora... State su, mazzate! Olf Nauston. Olf Nauston, smettila, no? Molto bene. Speciale. Via. Ola. Lo devo ammettere, lottare di nuovo contro il capo dei banditi Cole è un combattimento che non mi è dispiaciuto rivivere. Becca bassa appena appena. Bassa. In quanto capo di una banda di mangialupi, si merita ogni morte che gli posso infliggere. Sono felice che siamo stati in grado di salvare da lui Specchi e Svanna ormai così tanto tempo fa. Anche a loro manchi molto. Ma non tanto quanto manchi a me. Molto bene. Speciale. Dato potenziamento qua li ho fa.
Ah, c'era l'altro da prendere. Vabbè, pazienza. Ormai siamo andati avanti. Dove siamo? Non mi capacito ancora di come Sigrun si sia fatta del male per salvarci. O di come abbia rovinato il suo legame con il Valhall, che è indubbiamente peggio. Ci saranno conseguenze, oltre alle ferite. Non posso dire di avere una risposta, purtroppo. Ma adesso inizierò a preoccuparmi anche di questo. Grazie tanto. Torna da Eir. Devo tornare da Eir all'ingresso del Valhalla per informarla di aver completato l'incarico che mi aveva affidato. Molto bene. Queste corna che tu tieni? Eir, sto tornando, no? Quanti minuti siamo? 31 e 42. Andiamo ancora avanti per un po'. Ancora per un po'. Giusto il tempo di provarci gusto. Mi ricorderò di te, ma non di questo posto. Ho la bocca sotto, mi dispiace, non riesco ad assimilare qualche cosa di diverso. Silvio Forever. Dove siamo qua? Siamo tornati indietro, ovviamente. Stiamo tornando indietro. Dai, eh. Siamo quasi all'ingresso. Guarda che statuone lì. Amilcare! Che rimuovo Helios, eh? Sono tornato, ma basta! No, no, basta, eh! No, tre ne volevo uccidere io! Sì, dai, scegli qualcosa e andiamocene! Di nuovo per tornare indietro devo passare forza da qua, ma avrò fatto la strada giusta, penso io. Sì. Non credo che ci siano altre strade. Rebecca! Mettilo qua al telefono, sopra lì. Ma io non posso tornare indietro. Non si può tornare indietro. Niente, sta roba bisogna sempre farla. Ma non mi fa più passare da qui. Ah, devo prendere di qua forse. Rosuante, occhio, tentacoli. No, proprio no. In alto, Ebete. Siamo calmi, eh. Vabbè, arriviamo a 3 e poi vediamo se il gioco mi fa andare via da qui. Di qua però non mi ricordo di essere passato, perché quelle scale là non le avevo viste. Credo che dopo 3 uccisi mi farà andare avanti, no? Spero, mi auguro. Attacca!
Mancava la batteria scarica del DualSense, madonna. Qui non mi fa andare, ma abbiamo un'energia da recuperare, forse possiamo andare su di qua. Di qua non mi fa andare, qua possiamo recuperare questo. Un glifo, glifon d'oro, scherzo. Forse su di qua? Sarà vero, sarà falso, sarà Ferguson? E chi è Fumery? Niente, non è neanche di qua. Ma basta Lorenzo, basta! Ecco qua. Ancora! Ah, qua è dove ero morto, quindi devo fare molta attenzione. Più tempo ci metti, più diventa difficile. No, stavolta c'ho... stavolta vorrei un po' di mazzate subito. Vai. Speciale. Capitana decapotata. Che fiero, cretina. Dato coso qua. Ancora uno. Qua non mi aveva aperto, quindi forse siamo sulla strada giusta. Solo che non capisco se questa cosa è una strada che io ho sbagliato e quindi è una cosa opzionale o se comunque bisogna passare di qua per andare avanti nella storia del DLC, che è l'unica cosa che mi interessa. Arrivare quanto più prima possibile al finale. Avevo un'energia, forse non avrei dovuto prenderla, ma fa niente. Qua si può andare su di qui ed è chiuso, quindi da qua a questo punto sarà di qua. Ti consiglio di muoverti se non vuoi che tutto diventi molto più difficile. L'ha già detta questa frase. Bisogna capire ora dov'è il prossimo nemico da uccidere. Nemico. In alto di qua mi hanno detto che non è, ma ricontrolliamo giusto per sfizio, no? Qua non va. Qua non è, però se mi ha aperto di qui deve essere proprio da questa parte, eh? Ma io di nuovo da qui? Boh, sarà di qua? Di qua non è. Io arrivavo da qui, no? Io arrivavo da qua, quindi... ancora con questa storia del nemico aumentato, no? Allora su di qua? Su di qua da dove siamo arrivati prima, lì è chiuso. Poi è tutto chiuso. Probabilmente l'avevo forse già fatto, forse qua a sinistra. E beh, ma cazzo, ma basta, vai vicino alla mamma, vai. Vai vicino alla mamma. Smettila. Vai. Vai vicino alla mamma, smettila. Qui non è neanche, dove cazzo devo andare? Madonna di Cristo, non c'è neanche niente che indica dove devo andare. A sto punto dovrò tornare indietro, credo, perché le strade qua le ho viste tutte. E giù di qua, ma mi manca ancora uno per poter andare avanti lì. Quindi devo trovare il prossimo nemico che... ah, qua, dai. Se siamo vicini almeno riesco a tornare indietro. Ehi, idiota! Il tuo bersaglio è ancora vivo e bene. Non cade.
Dai. Finalmente torna all'inizio e ascendi o qualsiasi cosa sia. Ma fanculo, dai, ritorna indietro. Oh. Ok. E ascendi dalle stelle? Scherzo. Speciale. L'abbiamo fatta? Alla gabbia. Immagino che il Valhalla ti stia dando una seconda possibilità. Ora sì che è una bestia. Arpia. Le arpie servivano Ares ed erano un vero flagello nella mia terra natale. Agenti del caos note per la loro natura distruttiva e malvagia. Vorrei averle dimenticate. Così da non doverle affrontare anche qui nel Valhalla. Dai, vedi, ci rigodo fuori. Decapitano capotato. Che intenzione di fare ora, Kratos? Aspetta, no, non dirmelo. La suspense è l'unica cosa che riesce a tenermi sveglio qui dietro. Legionario non morto. Sotto il comando di Ares, i soldati si addestravano finché non assimilavano ogni tecnica fin nelle ossa. Letteralmente, quando gli scheletri dei caduti sono stati evocati per combattere ancora, questi guerrieri non morti avevano perduto l'anima, ma non l'abilità con la spada. Riuscire a interrompere un attacco risucchio dipende dalla velocità con cui viene scelta l'arma giusta con cui contrattaccare. Pezzo di merda! Rifletti su questo. Forse il sacrificio è valido solo se c'è di qualcuno che ami. E sappiamo silenzio, tutti che... Ciclope è anche grazioso. Tra l'occhio, meno male che ho ottenuto L3 più R3 per adesso. Lo usiamo qua veramente proprio. Prima volta che ho preso il ciclope qua. Pugno in destra. Una serie di pugni in destra. I nemici greci possono scottarti la furia di Sparta. Possono sottrarti. Colpisci il nemico con il quale hai un legame con l'arma appropriata prima di perdere la rabbia. Spezza il legame, su. Arma sbagliata. Bastardo. Merda, ma a pezzo di me. Calma. Bastardo di me. No. Ehi! No! No! Porca puttana troia! Spero che non dobbiamo rifarlo di nuovo, eh! Cioè che non dobbiamo riuccidere di nuovo tutti e tre! I nemici magari mi faccia scendere subito! Cerca di comprarti qualche potenziamento permanente! Sembra che questa strana valuta serva solo a questo! Mannaggia la miseria.
Prima di rientrare, commerciamo con il Valhalla? Per avere più possibilità. So che è legittimo, ma mi piace pensare che questo sia come corrompere le autorità locali. Un miglioramento duraturo. Ovviamente il modo per l'entrata a forza di Kratos. Ok. Avevo un sacco da potenziare qua. Per quello forse anche che non ero molto forte. Che la fortuna che non so quanto possa servire oltre alla ricarica. Molto bene. Torno da Gunnor. Devo tornare a Gunnor all'ingresso del Valhalla per informare di aver completato l'incarico che mi ha affidato. Ok, quindi quella cosa lì era secondaria di Helios, pure che sono morto, penso, Gunnor. Ecco a te. Il Valhalla ti rispetta, non dai altra scelta. So che ami le storie. Ne ho una per te. Devo... Ok. Continua. Non sono nata ricca come alcune mie sorelle. Né cresciuta per fare grandi cose. Ero solo la figlia di un povero locandiere. In realtà non era mio padre. Fui abbandonata lì e lui si prese cura di me. Non avevo nulla di speciale, se non una cosa. Non avevo paura di nessuno. Se qualcuno si meritava un pugno in faccia, non ci pensavo due volte. In questo modo finivo sempre nei guai. Ma è così che ho imparato a combattere. Per ora può bastare, proseguirò più tardi. Ok, storia abbastanza inutile. Siamo a 47 minuti, proviamo a fare ancora qualche minutino per vedere più che altro cosa succede. Qua lasciamo perdere. Tiriamo con... Adesso abbiamo potenziato anche abbastanza Kratos, quindi... Mi porterà sempre a quella cosa di Helios, forse? Cioè allo scontro con quel ciclope che mi ha ucciso, penso, o non lo so. Vediamo. Oi oi. Santuario di Svartalfheim. Santuario di Svartalfheim, direbbe Bruno Longhi. E quindi niente, dove cazzo dobbiamo andare? La strada sembra cambiata qua, però forse su di qua vediamo un po'. Sì. Vedete che questi non li abbiamo affrontati, quindi... Rimanendo dell'idea che la storia di Helios sia tipo parallela e non necessaria. Però vediamo. Elfi maledetti.
Yeah. Occhio a destra! Chi? Bastardo. Valhalla ti ha riportato nella tua foresta. Sì, fratello, e questa volta non ero solo. Sei stato attaccato? No, al contrario. Pare che il mio Valhalla non sia fatto di soli combattimenti. I ricordi a cui attinge sono molto più interpersonali. Per dire, mi sono ritrovato a rivivere il periodo con la mia compagine di creature fatate. Ragnatela, seme di senape, tutti quanti. Mi hanno accolto con un tale entusiasmo, come se non fosse passato un giorno. Sembra piacevole. Lo era davvero. Per ora tengo gli occhi aperti, ma se questa storia ti sta servendo a qualcosa, non vedo l'ora di scoprire cosa hai in serbo per me. Ah, d'accordo. A sinistra! C'è un ghepardo, la faccia da ghepardo e tipo una sirena dietro. Vabbè. Alla tua sinistra. Santa Monica, ma questo DLC era proprio necessario, no? Vedi che non finisce più. Andiamo via di affa. Ma basta! Dove cazzo siamo adesso? Santuario di Midgard? Prendendo porte assolutamente a caso. Porteranno da qualche parte, no? Dietro di te in arrivo! Sono quelli del... Sembrano quelli di Game of Thrones, come si chiamano? I zombie di Game of Thrones, non mi ricordo più come si chiamano. Il re della notte si chiamava, non mi ricordo più, devo guardare assolutamente come si chiamavano i guerrieri del come si chiamano gli zombie di Game of Thrones. Come si chiamano gli zombie? Oh, si chiamano zombie. Non mi ricordo più. Dove la C? Dove? Dove la C? Dove? Gli zombie sono tornati non morti nel finale. Dove? Vabbè, comunque ci sono i non morti in Game of Thrones, ma non mi ricordo più come diavolo si chiamano. Sorry.
Sonic. Ah, siamo a 55 e 46, perfetto, ragazzi. E vediamo ancora cosa succede dopo questa porta e direi di chiudere qua la parte, credo, 4. Sì, la parte 4 di questo DLC di God of War Ragnarok. Andiamo a uccidere questi qua. Il re della notte era, mi sembra si chiamasse così, il capo dei, di questi non morti. Ma non mi ricordo più come cazzo si chiama, se mi viene in mente ve lo dico nella prossima volta. No, il marchiato del Valhalla qua, no. No, no, brutta storia. Oh, questa l'ho sentita, fratello. È per niente piacenti, eh. Allora, quanti cazzo siete? Fratello! E ma che danno fa? Per i colpi! No! Pezzo di merda! Dove va a star? Ok, oh, tocca le sabbie ascendenti, molto bene, veloce, veloce, veloce. Corri Kratos, corri che andiamo avanti nella storia, dai, dai Kratos. Eccellente. Ora dovremmo poter passare, si va su. Ma si spera, va che va. Siamo alla fine, va bene ragazzi, io vi saluto qua, direi che... Allora, non si può andare di qua. Dobbiamo andare forse di qui. Di qua. Forse di qua. Eccoci qua. Oh oh. Niente, c'è un altro combattimento. Devo per forza mettere la PS5 in modalità riposo da qua. E continueremo il gioco o in live o comunque con la sua quinta parte. Quindi rimanete sintonizzati sul canale d'Animaggio. Io torno presto. Questa era la quarta parte di God of War Ragnarok Valhalla. Ciao a tutti, a presto. Dio fa.